Il decreto sostegni ter darà la possibilità a quei contribuenti che entro il 9 dicembre 2021 non hanno pagato le rate arretrate sospese per Covid di rottamazione ter e saldo e stralcio di rientrare nelle agevolazioni originarie. Sarà possibile pagare entro il 30 aprile e 9 maggio con la tolleranza le rate del 2020, entro il 31 luglio le rate del 2021 ed entro novembre 2022 le rate del 2022. Un'importante possibilità per quei contribuenti che ritenevano aver perso le agevolazioni derivanti da rottamazione ter e saldo e stralcio.